Informiamo i dipendenti che per una contrazione dei volumi produttivi la prossima settimana la fabbrica è chiusa in solidarietà. Così agli operai Whirlpool è stato comunicato lo stop improvviso delle attività dal 16 al 20 settembre. Un altro colpo di scena per lo stabilimento di Via Argine che sospende la produzione per 5 giorni. Martedì pomeriggio l'azienda e i sindacati saranno al Ministero dello Sviluppo Economico e intanto sulla questione c'è l'appello al governo dal segretario generale della CGIL Maurizio Landini a Napoli per l'Assemblea Generale della Camera del Lavoro. Credo che ciò che finora hanno fatto i lavoratori, anche assieme alle organizzazioni sindacali metalmeccaniche, non solo, anche della città, sia un'iniziativa molto importante. Come è noto, qualsiasi posto di lavoro che perdi, soprattutto nel mezzogiorno, è perso per sempre. E qualsiasi attività che cessa, come si è visto, è una perdita per il territorio e tutto il resto. Quindi quello rimane un punto molto importante. Io credo che sia necessario che anche il nuovo governo assuma questa avvertenza come una avvertenza importante e decisiva per trovare una soluzione che dia una continuità. E questa battaglia, questa lotta che i lavoratori di Napoli, ma non solo, di tutto il gruppo stanno facendo, credo che sia una battaglia importante e credo che sia utile continuare a muoversi per cercare di far capire anche al gruppo multinazionale che c'è bisogno di trovare delle soluzioni che siano diverse da quelle che finora lui ha pensato.